Una sconfitta indolore, ma non per questo meno amara per il Giarre di Carmelo Mancuso, che nella penultima giornata del campionato di eccellenza perde in casa al regionale per 2-1 con lo Sporting Taormina, che con questi tre punti resta in piena corsa per i play-off. I gialloblu recriminano per una serie di situazioni arbitrali sfavorevoli che lasciano un po' di disappunto ad un Giarre che, nonostante sia già salvo e non abbia più nulla da chiedere a questa stagione 2015-2016, ha giocato con l'onore delle armi. Tra i biancazzurri ospiti, decisiva la doppietta del terzino Urso, la prima rete al 38esimo con un fendente dalla distanza, la seconda al 14esimo della ripresa scaraventando al volo in rete un perfetto assist di Nicolosi. La gara nel secondo tempo si innervosisce con le due espulsioni. Al 21esimo il Giarrese trovato si becca il secondo giallo per una presunta simulazione e poco dopo anche il trovato taorminese guadagna anzitempo gli spogliatoi. Al 38esimo il subentrato Scariolo conclude in rete una bella azione corale scaturita da un cross di Rosario Patanè e impreziosita dalla sponda di Saropatti. Il Giarre si getta avanti nel finale con generosità, ma è troppo tardi per pensare alla rimonta. Domenica prossima gran finale di campionato al Tupparello per la sentitissima sfida con l'Acireale.